立ち向かえ、信念を込めた拳は誰にも負けない、見せてやれ、明日を救うのはこの勇気、突き進め、情熱が Dopo essersi cambiati e aver spiegato a Mixe il funzionamento della tuta, i guerrieri sono pronti ad entrare nella stanza dello spirito del tempo. Allora ragazzi, spero che le tute siano di vostro gradimento, anche perché lo fate fare più comode possibili. Ora, dato che nella stanza non ci si può entrare più di due contemporaneamente, dovremo scegliere chi ci entrerà per primo e con chi. Andre si avvicina a Zaiko e gli chiede gentilmente se per favore potrebbe metterlo nella stanza dello spirito del tempo insieme a Vixen. Zaiko gli dice che non c'è nessun problema e che quindi lo metterà nella stanza con Vixen. Zaiko annuncia le coppie e quindi Anto sarà con Pimo. Aspetta, no, io non mi allenerò con Pimo. E che cavolo! Dai Anto, non te la prendere. Almeno se ti allenerai con me, non ti lamenterai più che io sono più forte e cose del genere. E quindi diventeremo forti insieme. Non sei contento di questa cosa? E va bene. Io invece mi allenerò con Mixe. Mentre Andre si allenerà con Vixen. La Saiyan risponde che per lei va benissimo. E quindi si allenerà con Andre. Ricordate di stare attenti però, perché le tute, se soggette a colpi troppo gravi, vengono distrutte. Ah, vedi? Adesso ho capito perché Andre voleva andare con Vixen nella stanza dello spirito del tempo. Va bene, sto zitto, non aggiungerò un'altra parola. Anto, Pimo, entrate voi per primi. D'accordo, ai suoi ordini, maestro. Anto e Pimo, quindi, sono i primi ad entrare nella stanza dello spirito del tempo e inizieranno l'allenamento di un giorno, che equivale a un anno, nella stanza. Allora Anto, sei pronto a diventare il migliore? Sono contento che tu voglia questo. Ascolta, secondo me non dovremmo litigare per chi sarà più forte. Dobbiamo difendere la Terra, è questo quello che conta. I due Saiyan sembrano aver capito che la loro rivalità non serve a niente e che se uniscono le loro forze sono più potenti di chiunque altro. Se vogliamo diventare più forti, dovremmo allenarci in forma base, non credi? Sì, amico, hai ragione, ottima osservazione. Vixen, dato che passerà un anno, vieni con me, andiamo a salutare il mio maestro. Intanto, un'aura malvagia si sta avvicinando al Palazzo del Supremo. È Black Goku, l'aiutante di Mira. Ciao, Mixe, è passato un bel po'. Dobbiamo portarlo lontano, non è sicuro farlo combattere qui. Questo posto è perfetto. Zaiko e Mixe quindi intraprendono lo scontro decisivo contro Black. Il combattimento dura alcune ore e finisce con la vittoria di Mixe, che scaglia un'onda devastante a Black, distruggendolo. Bravo Mixe, adesso torniamo al Palazzo del Supremo. Salve Zaiko, Anto e Pimo sono già usciti, dov'è Mixe? Ciao Andre, Mixe è andato un attimo in bagno, e comunque Anto e Pimo dovrebbero uscire a momenti.
Abbiamo finito. E questo è quello che abbiamo ottenuto. Questo è il Super Saiyan di terzo livello. Sfortunatamente consuma troppe energie, quindi non lo utilizzeremo in battaglia. Intanto abbiamo raggiunto la nostra massima forza spirituale, quindi siamo in pace con noi stessi. Allora Andre, ma dove sono Zaiko e Mixe? Ha visto maestro? Gliel'ho detto che il mio piano avrebbe funzionato. Adesso siamo qui dentro prima di Andre e doveva entrare lui. Ciao ragazzi, come state? Noi non vi vediamo da tanto, ma per voi è passato solo un giorno. E comunque, ho superato anch'io i miei limiti e sono in grado di raggiungere il Super Saiyan di terzo livello. E grazie a Zaiko anche oltre. Ciao fratello, comunque non è giusto che siete entrati prima di noi. Era il nostro turno. Però fa niente, dai. Sono contento che tu sia diventato più forte. E adesso vi prometto che quando uscirò, sarò in grado anch'io di potermi trasformare in Super Saiyan di terzo livello. Vixen dice ad Andre di non andarci leggero soltanto perché lei è una ragazza. Però Andre si impegna lo stesso a non farle troppo male. La Saiyan si dimostra essere molto forte e tiene addirittura testa alla forma base di Andre. Andre spazza via Vixen e quest'ultima, dopo essersi rialzata, scoppia a piangere. Andre corre verso di lei e le chiede se si sia fatta male. Vixen, ti prego scusami, non l'ho fatta apposta. La Saiyan dice ad Andre di stare tranquillo e che non è colpa sua. Vixen si rivela e dice ad Andre che lei, quando combatte, ha paura di farsi male e che lei vorrebbe smettere di essere una guerriera. Non ti preoccupare. Anch'io quando combatto ho paura. Ho paura di non riuscire a tornare a casa dai miei amici. Ho paura che qualcuno degli Evans si faccia male. E quando sono morto, non ha fatto male a me. Ha fatto male a loro. E per questo devo stare sempre attento. Andre rassicura Vixen. E dopo le sue parole, le dice che tranquillamente può abbandonare la stanza dello spirito del tempo. Vixen risponde di no. E dice ad Andre che vorrebbe rimanere qui con lui. A questo punto, tra i due Saiyan, scatta qualcosa. E Andre quindi dice a Vixen che questo anno con lei sarà indimenticabile. All'interno della stanza dello spirito del tempo passa un anno e i due si avvicinano sempre di più. Una volta usciti, i due dichiarano di essersi innamorati. Ciao ragazzi, è bello vedervi. Devo dirvi una cosa. Io partirò con Vixen per la sua dimensione. Andrò a stare da lei per un po', precisamente per 2 anni, il tempo che inizi il torneo. Lei non è più una guerriera, io però sono diventato molto più forte. Amico, non ti preoccupare, la Terra sarà al sicuro in questi 2 anni, te lo prometto. Io e Anto non siamo più rivali, quindi puoi stare tranquillo. Insieme sconfiggeremo ogni male che infliggerà la Terra. Non preoccuparti. Bene, Evans, mi affido a voi. Ci vediamo tra 2 anni. Vi voglio bene.